La Fondazione BAM trasloca nella sede centrale di Palazzo Strozzi della Banca Agricola Mantovana, oggi MPS, in corso Vittorio Emanuele. Gli ambienti di quella che fu la direzione della BAM si rianimano dunque con le collezioni d'arte della Fondazione e dalla prossima primavera con la sua preziosa collezione numismatica, seconda in Italia solo a quella di Casa Savoia. Saranno visitabili su prenotazione, ma l'operazione di trasferimento da Palazzo del Diavolo consente a MPS di tornare a mettere in alienazione quest'ultimo in un pacchetto di altre proprietà immobiliari che la banca vuole vendere. È quanto spiegato stamani in un incontro dai dirigenti della Fondazione BAM e da quelli di MPS, durante il quale il direttore della Fondazione, Fiorenza Bacciocchini, ha illustrato i contributi 2019 che Fondazione BAM ha erogato per il territorio mantovano. Fondazione Banca Agricola Mantovana nel 2019 ha erogato circa 760.000 euro di contributi. Come nostra tradizione abbiamo avuto una forte presenza di contributi a sostegno di iniziative culturali o di salvaguardia del patrimonio artistico. C'è poi stata una richiesta anche elevata in ambito di ricerca scientifica e sociale e quindi seguendo anche quelle che sono le nuove linee guida fornite dal Consiglio di Amministrazione abbiamo riservato una parte dei nostri fondi per sostenere appunto iniziative in campo sociale. Tra i vari contributi spiccano percentualmente quelli per arte e cultura, come del resto indica lo stesso statuto della Fondazione, ma è il presidente Arrigo Gianoglio a spiegare che in futuro gli stanziamenti per il welfare, che oggi rappresentano il 39% del totale, aumenteranno. Intanto è proprio il presidente a spiegare il significato per la Fondazione del trasferimento a Palazzo Strozzi. Abbiamo deciso come Consiglio di Amministrazione che questa sarebbe stata la soluzione migliore sotto un duplice profilo. Innanzitutto la Fondazione BAM tornava nel luogo dove è nata, perché l'idea è stata concepita da Banca Agricola Mantovana al momento della fusione con Monte Paschi Siena e quindi si tornava a casa. In secondo luogo mi è parso utile e importante sottolineare che facendo confluire la Fondazione BAM nei locali oggi di MPS significava anche dimostrare la piena sinergia e la piena condivisione di intenti che c'è tra la Fondazione e la banca di riferimento. La piena sinergia tra Fondazione BAM e MPS viene rimarcata anche dal vicepresidente della Fondazione, che è pure responsabile comunicazione e relazioni istituzionali MPS, Marco Palocci. Da qualche anno ormai la nostra attività procede in grande armonia, concordia, e devo dire siamo molto orgogliosi del lavoro che sta facendo la Fondazione su questo territorio che per noi è importantissimo. Se la collezione d'arte e quella numismatica tornano a Palazzo Strozzi, il prezioso patrimonio librario della Fondazione, oltre 6.000 volumi, verrà dato in comodato d'uso alla Biblioteca Teresiana, il cui direttore Cesare Guerra e l'assessore alle biblioteche del Comune di Mantova, Paola Nobis, nel ribadire il valore di questo patrimonio, hanno spiegato che si tratta di 5.142 opere già catalogate dal Sistema Bibliotecario Nazionale, mentre le altre non sono ancora in catalogo. Di queste, circa 300 sono libri antichi stampati prima del 1831. Infine, un cenno ad un appuntamento ormai prossimo, il tradizionale concerto degli auguri, organizzato da Fondazione BAM e MPS, che si terrà il 20 dicembre in Duomo alle ore 21, con il maestro Luca Bertazzi, che dirigerà, tra gli altri, l'orchestra di archi del Conservatorio Lucio Campiani di Mantova.